Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Ci troviamo al secondo episodio del Fuck Me, Fuck Me, Fuck Me Time. Quindi finalmente è arrivato il momento di dire un'altra fuck, un altro fuck, cioè fuck off. Ci siamo capiti. Qual è il fuck off di oggi, fagotto? Lasciamo stare. Qual è? È la mia storia su YouTube. Lo so che è qualcosa comunque di scontato perché tutti parlano della propria storia di YouTube e in realtà questo video magari voi direste: oh, scacco, ma sei pazzo? Questo video dovresti fare 1.000 iscritti. Ma io per i 1.000 iscritti ho progetti molto più grossi, come la conquista del mondo. A parte gli scherzi, ho davvero in mente di creare qualcosa di eccezionale. Anzi, ve lo voglio già dire, un Harlem Shake probabilmente, e non posso dire altro, con qualcuno qua che abita a casa mia. Insomma, parliamo della mia storia su YouTube. La mia storia su YouTube inizia circa nel 2010 con il primo account creato, non subito attivo, ovvero SuperGabriele56. Benvenuti a questo nuovo video tutorial su Minecraft. Non Molti di voi mi conosceranno per questo nome e per quei contenuti, quindi contenuti soprattutto legati a Minecraft, ma non solo. Già iniziava ad apparire il vero e proprio scacco matto, quello che sarebbe divenuto il creatore e il dio del mondo. Appunto, come ho già detto, i miei video principalmente si basavano su tutorial e gameplay di Minecraft, gioco molto molto utilizzato e apprezzato nella community italiana di YouTube, che però con l'avvento poi di altri YouTuber, se ne cito due, Surreal Power e Luke, praticamente hanno avuto un calo, i miei video naturalmente, e loro un su giù di 10 miliardi di visual. E quindi hanno instaurato in Italia soprattutto, ma comunque nel mondo, perché loro hanno le loro mani, toccano tutto il mondo, una sorta di monopolio. Ma la vera svolta del canale di SuperGabriele57 è arrivata nel momento in cui ho dannatamente, quel dannato giorno, stretto e firmato un contratto con la cosiddetta associazione per pentiti penali malati di psichiatria eccentrica, Bats My Schifo. In realtà il suo vero nome sarebbe Bats My Videos, che significherebbe scabba il mio video, quindi uno scabba il mio video, scabba il mio video, scabba 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 il mio video. Insomma, ci siamo capiti anche questa volta. Ecco, cosa è successo? Nel momento in cui io ho preso la mia penna magica, ho scritto: io, Gabri, firmo, e allora, pum! È esploso. Cosa è successo realmente? Non ve lo posso dire, anzi sì che posso. Certo che posso. Cos'è successo? Il mio canale ha fatto boom! E quindi praticamente ho accettato che loro mi dessero il 30% per cento del 60% che io guadagnavo. Avete capito? Capito? Insomma, credo che abbiate capito, nel senso che praticamente loro guadagnavano sul mio 60, loro guadagnavano il 70 e io guadagnavo il 30. Insomma, su, che ne so, 100 euro, loro ne prendevano 70 e io 30. Va bene? No, non va assolutamente bene. Ed ecco quindi che il caro SuperGabriele57, attualmente scacco matto, fa una decisione drastica. Fa pipo pipo pipo. No, prende la mazza e inizia a tartassare quegli idioti di Bats My Schifo di email, insultandoli, cliccando sui banner, di tutto, prova di tutto per cercare di togliere la partner maledetta. Ma quegli schifosi, oltre a tutte le offese, gli insulti, se ne fregano. E allora, in un video molto triste e commemorativo, SuperGabriele57 lascia YouTube. Ormai, insomma, durante le vacanze, parlando su Skype con altri. La disperazione attraverso il mare. Tutti piangevano così. Ecco,
Era l'avvento di Scaccomatto. Ed ecco quindi che nasce Scaccomatto, lo scacco è matto. Nasce appunto quindi Scaccomatto, un innovativo canale che non trattava e tratta più solamente di Minecraft, anzi Minecraft diventa una serie spostata, quindi nulla di principale, perché il primo consiglio che io voglio dire a tutti voi, a tutti quelli che continuamente me lo chiedono via messaggio, è non obbligare il proprio canale a fare quei video. Questo che significa? Non è che il canale fa: "Oh, botte, botte, voglio fare quei video, botte, botte, botte". No, non fa così. Ma il punto è che il canale, se si chiama Minecraft User 102.5.7, è obbligato a fare Minecraft, perché se già voi vi date un nome Minecraft, se voi avrete 100.000 iscritti, vi chiameranno Minecraft e magari fate video di COD. Ed ecco qui che quindi la cosa principale è dare un nome a effetto, così pum, ma questo non c'entra nulla con il mio discorso. Comunque, Scaccomatto inizia a trattare di tantissimi video. Partiamo con i ricordiamoli, scleriamoci, i Minecraft tutorial, i commentary e persino i video horror. Tutto questo finisce e... no, anzi, inizia nel gennaio del 2000. 13, perché durante il periodo di Natale c'è stato un momento di crisi, praticamente Scaccomatto fu preso da una dura, dura disperazione che lo portò quasi al Ci suicidio. sono dei momenti in cui vorremmo prendere la pistola e sparare per sempre. Dopo questo momento di completa disperazione per il dovuto abbandono che doveva al canale Super Gabriele 57, ecco qua che dalle ceneri di Canicattì, viaggiando in macchina a Canicattì, appunto, trova un negozio del nome Scaccomatto. Ed ecco qua che proprio il sapore della vittoria entra nel suo cervello e crea il canale. Come dicevo, il canale è tuttora innovato. In continua evoluzione, si sono aggiunte nuove serie, eliminate altre, c'è Scribble, c'è un po' un macello. Quindi ragazzi, per questo video sulle fuck me, era tutto. Spero vi sia piaciuto, assolutamente lasciate un mi piace e spero in seguito, tra un mese, due, tre, 10, 40, 1000, 100.000 anni, di poter fare un prossimo video del genere in cui andrò a raccontare la mia nuova storia su YouTube. Naturalmente senza cambiare canale, ci si intende. Davvero ragazzi, per questo video della Scaccomatto era tutto. Ciao a tutti.